Questa missione istituzionale in Cina è stata assolutamente positiva. Abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con la contea di Anhui. Il prossimo anno verrà una delegazione della contea di Anhui qui a Bagheria. È chiaro che il limone è il grimaldello per iniziare una collaborazione con la Cina, intraprendendo quello che è la via della seta. Insieme alla delegazione abbiamo passato 4 giorni intensi di incontri bilaterali che poi sono culminati con il forum internazionale, dove noi abbiamo firmato un documento comune insieme ad altre nazioni europee. Come dicono i cinesi, la lunga marcia inizia dal primo passo. Questo è il primo passo che sono sicuro che porterà buoni frutti se l'amministrazione è in grado di coinvolgere tutti gli attori sociali e economici non solo della nostra città ma soprattutto del nostro comprensorio. La contea di Anhui, così come la città di Ziang, sicuramente vogliono avere degli interlocutori seri ed affidabili, e credo che noi questo lo possiamo garantire. Abbiamo delle peculiarità che a loro mancano, loro hanno grandissima quantità ovviamente, ma non hanno la qualità che noi abbiamo, non solo per quanto riguarda il limone ma anche nei altri settori economici, turistici, motivo per cui se noi riusciamo a presentare un progetto credibile, di qualità, a questa comunità di Anhui, io credo che allora diventeremo degli interlocutori seri. Peraltro in Sicilia, ma in Italia, siamo l'unica città con cui hanno iniziato a dialogare. Sono molto contenta di avere questa occasione a tornare qui a Bagheria. E credo che con questo amore uniti da limone abbiamo iniziato il primo passo degli scambi. Adesso credo che questi scambi sulla base di limone possiamo fare su tanti vari livelli e vari settori. In futuro credo sulla campo di turismo culturale e agricoltura e anche istruzione. Credo che possiamo avere tante le altre opportunità. Io conosco la Sicilia da 20 anni. Dopo la visita del nostro presidente Xi Jinping a quest'anno in Sicilia, i cinesi hanno aperto gli occhi, hanno scoperto proprio un nuovo mondo che è la bellissima Sicilia. Infatti i prodotti siciliani è sempre amati e apprezzati dai cinesi. Credo con questa occasione che possiamo approfondire proprio la conoscenza di cultura, storia fra quella siciliana e quella cinese. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter presentare una scheda di valutazione del nostro comprensorio alle autorità cinesi che dovevano organizzare questo summit sul limone. Ci siamo ritrovati su un'identità culturale che innegabilmente ci unisce, quella del limone. E ci hanno scelto per partecipare a questo summit come unica delegazione italiana. Io vi posso dire che a 10.000 km di distanza, forse un po' di più, mi sono emozionato quando nel loro centro di espositivo sul limone, che hanno fatto una struttura molto bella e grande, ripercorrevano la cronologia dell'espansione del limone nella provincia, nella contea di Anhui, di 1.600.000 abitanti con 35.000 ettari di limone. Dunque io ho rivisto tutta la nostra storia, c'è periodi storici identici, la nascita del limone nei primi del Novecento, la crescita nel dopoguerra, una stasi e una crisi economica negli anni Ottanta devastante e una ricrescita nell'ultimo decennio. Tutto ciò l'ho rivista come l'abbiamo subita noi a Bagheria, in Cina, in quella contea. Ma loro hanno tenuto duro perché hanno una struttura sociale totalmente diversa, in quanto loro non hanno la possibilità di decidere cosa coltivare o meno, sono delle impostazioni che vengono dall'alto e quindi hanno continuato ad utilizzare questa cultura nel tempo, anche con grandi sacrifici, cosa che da noi non è avvenuta. E oggi si ritrovano ad essere probabilmente i primi produttori mondiali di limoni su un territorio relativamente piccolo. E noi abbiamo una notevole produzione di prodotti trasformati tipici del territorio, che possono essere veicolati nelle regioni cinesi
e già sin da subito ci hanno chiesto di poter avviare delle trattative o dei punti di contatto dove poter usufruire di questi prodotti.